contro Padova. Cattabiani, decentrato, tiro corto, rimbalzo di Turner. Due minuti alla fine, 75-74. Sbagliano parecchio, ma la partita mantiene tutte le caratteristiche del primo tempo in quanto a intensità, in quanto ad agonismo, in quanto a pathos. Wilson, Lambruschi chiede calma, parte Fantozzi, poi due o tre uomini, forse c'è una deviazione su Fantozzi e poi c'è il fallo, reclama il fallo antisportivo di Fantozzi Tommei, non so l'arbitro cosa decide a questo punto. Soltanto fallo, Tommei arrabbiatissimo. Fantozzi in ritardo si è avventato sull'avversario. E Montecatini comunque ha la possibilità di gestire un altro pallone. Un minuto e mezzo, 75-74. Stesso quintetto, non fa entrare Williams, Tommei, Cattabiani. Questo è Branch. Diciamo che Montecatini deve assolutamente segnare in questa azione. Rotelli, poi Cattabiani. Fallo su Montecatini e fallo di Wilson. Superato il bonus, si va in lunetta da una parte e dall'altra. Cosa potrà decidere l'incontro, Parducci? Adesso qualsiasi tiro, qualsiasi canestro, qualsiasi palla recuperata. Quindi anche la fortuna. E certamente anche la fortuna può decidere l'incontro. Segna Cattabiani ed è il punto del pareggio. Cattabiani ha segnato 9 punti sinora. Ribaltata ancora la situazione, più uno Montecatini, 76-75. Un minuto. Wilson supera la metà campo. Vediamo la difesa, Cattabiani è il primo uomo, poi c'è Branch, adesso Gigena, Silvio Gigena. Wilson aggira la difesa ma si chiude subito prontamente con Cattabiani. Fantozzi serve bene Podestà che sbaglia, poi ancora Podestà, grande rimbalzo e fallo netto su di lui. Va giù a terra e c'è ancora un fallo antisportivo. Tommei si arrabbia, soprattutto con gli arbitri, penso, perché è stato fischiato un altro fallo antisportivo. Podestà ha lottato con i denti comunque per recuperare un pallone che gli era sfuggito. Ecco Tommei. Il grande rimbalzo di Podestà forse è il momento decisivo, perché dopo avrà sicuramente un altro tiro. 14 secondi, palla al lato. Posso ancora fare tre tiri Livorno. Sbaglia Podestà il primo libero. E i tifosi di Montecatini applaudono. Naturalmente si sentono penalizzati in questo caso. C'è un canestro di Podestà, situazione di pareggio. Mancano soli 48 secondi. Pensate il derby come si decide. 76-76. Wilson. Ancora lui su Fantozzi, poi Turner, inimmaginabile, neppure alla vigilia, Turner, Fantozzi, arretrato troppo, difesa che si chiude, è infrazione di passi di Fantozzi, infrazione di passi di Fantozzi che dà un'altra opportunità d'oro a Montecatini. Non ci sono più time out, quindi gli allenatori non possono ricorrere ad alchimie tattiche in questo finale di partita. Trenta secondi, Montecatini ha un'opportunità d'oro perché ha questo pallone. Cattabiani, sicuramente il tiro arriverà alla fine. Branch guarda con attenzione il cronometro, 15 secondi, c'è anche la prospettiva dei supplementari, ma ripetiamo che Montecatini con questa palla può vincere l'incontro. Branch tira da troppo lontano, poteva naturalmente servire gli altri, e Gigena 3 secondi, Branch si ferma, Gigena tira, canestro di Turner in conclusione, non sappiamo se è valido o no, è valido sì, Livorno vince a fil di sirena con un canestro impressionante di John Turner, incredibile, l'arbitro convalida e Turner, catturando il rimbalzo su un tiro che era andato di molto fuori di Gigena,
va a far vincere la sua squadra. Scene di delirio collettivo, tifosi in visibilio, è un canestro impressionante. Canestro impressionante proprio in extremis della squadra livornese. Onestamente siamo stati coperti. Allora ci è venuto il dubbio, non è che ha segnato Wilson? Ha segnato Wilson. Non Turner. E è una favola meravigliosa perché sembra un film, questo ragazzo catapultato in Italia in un posto per lui sconosciuto e lui sconosciuto a tutti, che anche se ovviamente la partita porta la firma di tanti altri giocatori, non ultimo quel Mario Gigena che gli ha servito su un piatto d'argento l'assist dell'ultimo tiro. Però è bello che a siglare questa vittoria così importante per Livorno al termine di un derby così bello, così tirato, che ha riportato atmosfere di altri tempi, sia stata siglata da lui, che era un po' il brutto anatroclo della situazione. Dunque Wilson ha segnato il canestro, diamo a lui il merito giusto, nella confusione, nel caos abbiamo visto soltanto il canestro, che poi non sapevamo se veniva convalidato, ma è arrivato prima del suono della sirena. Allora Giovanni Papini, un commento in conclusione. Ma una partita bellissima il primo tempo e estremamente tanti nel secondo, infatti nel secondo tempo sono stati pochissimi punti, molto nervoso come tutti i derby. La risolta, l'invenzione di Gigena e un Wilson scatenato, un ragazzino dall'America a fare delle cose strabilianti come l'ultimo canestro. Merito a Montecatini di essere rimasto in partita con una freddezza, un'unicità incredibile, grazie alle difese tattiche del suo allenatore, che ha messo in mostra tutte le difese miste e al tiro omicidiale da tre punti dei suoi giocatori. Noi tiriamo adesso un po' il fiato e poi tra pochi secondi dopo la pubblicità ci ritroviamo negli spogliatoi per commentare con i protagonisti questa partita bellissima. Livorno l'ha vinta proprio in conclusione.